chi sono i mori a Venezia? Cos'è un moro a Venezia? Mori sono le due statue che stanno sulla sommità della Torre dell'Orologio per i veneziani, e che oggi peraltro grande protagonista la Torre dell'Orologio, come vedremo. Eppure non sono mori, non sono saraceni, anzi i documenti con cui vengono ordinati parlano di due giganti, no, due giganti fusi nel bronzo, che però per i veneziani diventano i mori. Mori, per molti veneziani, sono ancora le quattro statue dei tetrarchi che stanno all'angolo tra Porta della Carta e la Basilica. Sono, oggi lo sappiamo, no? Sono i tetrarchi, Diocleziano, gli altri e così via, ma per i veneziani, per lunghissimi secoli, quelle erano le statue di quattro mori sorpresi e pietrificati nell'atto di rubare il tesoro di San Marco. Eppure non sono mori. E così andando, mori sono a Cannaregio le statue, le quattro raffigurazioni, appunto, queste sì, di Foggia orientale, di quattro personaggi che hanno dato il nome addirittura a un campo, no? Che è Campo dei Mori, dove in effetti c'era un fondaco, come vedremo fra un attimo, perché la storia è ambientata lì, e che racconta la storia di quattro fratelli. Rioba, signor Rioba, che è quello d'angolo, quello col naso de ferro, per spiegarsi, che peraltro nel corso dell'Ottocento divenne per Venezia ciò che per molti secoli e ancora e tutt'oggi ha rappresentato per Roma Pasquino, cioè le persone affiggevano, no, degli epigrammi satirici, degli scritti sulla statua, statua che diede il nome peraltro a un periodico veneziano, il signor Antonio Rioba, proprio nel corso del 1848, nel corso della rivoluzione, c'era questo giornale satirico, ovviamente satirico verso le autorità austriache, che prendeva il nome dalla statua. Statua che si accompagna ai suoi fratelli, che sono Sandi e Afani, quelli che guardano in campo, e El Moro Mambrun, questo è il nome, che è quello che sta di fianco a casa Tintoretto, per spiegarci, qui è un fiasto ortignacco, no? Però forse in qualche modo anche il più bello di tutti, no? Se si eccettua l'importanza che ha quello d'angolo, quello centrale. In realtà loro, anche loro, pur avendo una foggia moresca, rappresentano quattro fratelli che mori non erano, perché erano i fratelli Mastelli, che erano giunti dalla Morea quasi 1000 anni fa, che è una zona della Grecia. Quindi erano mercanti greci trasferitisi a Venezia a seguito di una delle varie scaramucce, no? con i turchi, che li costrinse a scappare dal loro luogo d'origine, e che avevano preso casa lì, in quel palazzo, che difatti porta ancora oggi il loro cognome, che è Palazzo Mastelli, con un'aggiunta che vedremo fra un attimo. E di loro, racconta la leggenda, si poteva facilmente ricordare una sgarberia, una disonestà, un piccolo imbroglio subito da qualcuno. Erano mercanti scaltri, ma anche molto disonesti. E in breve tempo non ci fu a Venezia qualcuno che non avesse, come dire, subito un torto dai fratelli Mastelli. E avevano gettato proprio in povertà parecchie famiglie, ridotto veramente sul lastrico centinaia di persone. Non di meno erano, come dire, abbastanza potenti da riuscire a sfuggire, no, alla morsa delle autorità. Ma una sera suona la campanella di casa Mastelli, e fuori dalla porta si presenta una donna. Pur essendo tarda sera, viene fatta entrare e si presenta come una giovane vedova veneziana che ha perduto il marito 2 anni prima e che chiede a signor Antonio Rioba aiuto perché deve risollevare l'attività che il marito, morendo, le ha lasciato, come dire, un'intera bottega a San Salvador, nel cuore commerciale della città.
La donna implora i quattro fratelli di aiutarla, ha due figli da mantenere e deve trovare modo di sopravvivere. Mostra loro un sacchetto di denaro dicendo che è tutto ciò che le è rimasto e li implora di aiutarla perché così avranno guadagnato una cliente fedele e sempre riconoscente. Antonio Rioba guarda i fratelli, ammicca e inizia a farle vedere delle stoffe, scoprendo in pochi istanti che la donna non si intende di nulla, perché le mostra delle stoffe molto semplici, del cotone stampato, dicendole che sono stoffe di Fiandra, che le donne si strapperanno i capelli fuori dal negozio pur di averle, che lui si sta svenando cedendogliele a un prezzo assolutamente risibile. E poi compie l'errore capitale perché dice, no? In nome di Dio, no? Possa questa mia mano diventare di vera pietra se io non dico la verità. La donna non si scompone, ma rovescia le monete sulla mano di Rioba e gli dice: chiamo il Dio a testimone di ciò, sia di voi stessi ciò che voi stessi avete deciso. Ed ecco che le monete si trasformano in pietra e toccando la mano di Rioba trasformano in pietra la mano e poi il braccio e poi tutto l'uomo che inorridito guarda i fratelli che anch'essi si stanno mutando in sasso. In pochi istanti i quattro uomini stanno diventando tutti di pietra e la donna che si palesa che è Maria Maddalena, Santa Maria Maddalena, che era venuta a metterli alla prova per un'ultima volta, prova non superata evidentemente, e intanto gli dice: malvagi, disonesti, ipocriti, diventerete quei sepolcri imbiancati che in vita avete dimostrato di essere. Ed è così che il mattino successivo i servi di casa Mastelli trovano queste quattro statue in magazzino. I fratelli sono scomparsi, ma da allora le loro statue, le loro effigi ornano il perimetro di quella che è stata la loro casa e di quello che nei secoli successivi divenne poi il fondaco degli Arabi. Thank you.